Presa di forza. Tutto sugli sport di lotta e sollevamento. Buona giornata a tutti da Carlo Ordesco per Passione Sportiva. Oggi parliamo di un sogno che si sta avverando. Mancano pochi giorni, ma succederà quello che insomma era un po' una cosa pensabile, cioè un campionato del mondo di retro running a Bologna. E per ottenere tutto questo e per costruire tutto questo è stato l'intervento di Francesco Del Carlo, che noi abbiamo in linea e che ci racconta un po' questa storia di essere riusciti a realizzare e soprattutto stare a costruire questo mondiale. Allora, tanto Francesco, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Beh, dopo questa presentazione, che dire, insomma, le aspettative sono alte. Certo, comunque, perché si è parlato in molti, noi abbiamo spesso parlato del retro running, c'è molta curiosità e questo ricordiamo che non doveva essere fatto qui in Italia, ma doveva essere fatto in Irlanda. Poi è successo qualcosa e ti ha messo in condizioni di fare tutto questo. Intanto partiamo con le date, il posto, il luogo e poi tutto quello che ne consegue. 13-14 luglio, quindi tra un mese, la pista dell'Arcoveggio. Presso la pista dell'Arcoveggio ci saranno le gare su pista, e il 15 luglio ci sarà la consueta mezza maratona che si fa a conclusione dei mondiali di corsa all'indietro. Quest'anno per la prima volta ci sarà anche la maratona alternativa alla mezza maratona. Partiranno insieme, quindi gli atleti decideranno se fare o la mezza o la maratona intera, e questo sarà fatto al parco di Via Giardini, sempre in zona Arcoveggio. Ecco, come nasce questa mondiale di retro running e soprattutto cosa ci si aspetta di vedere in questi giorni? Beh, intanto, come dicevi tu, il mondiale doveva essere disputato a Dublino. Questo fu deciso a Essen 2 anni fa, dopo il mondiale, dopo l'ultima edizione, la sesta del mondiale. La settima edizione appunto doveva essere a Dublino. Poi a fine anno scorso l'organizzatore ha avuto dei problemi, non è più riuscito ad andare avanti, per cui il discorso era probabilmente il mondiale salta, probabilmente non si farà, si passerà direttamente a Marsiglia 2020, che è già stato battezzato ed è già in programmazione. E addirittura i marsigliesi erano disponibili, se proprio c'era bisogno, di anticiparlo di un anno per farlo un pochino più ravvicinato, ma nell'idea che appunto saltasse quest'anno. Poi con alcuni colleghi del retro running, tra cui anche Alberto Venturelli, ospite molto spesso su Radio Nettuno, abbiamo preso questa decisione. Abbiamo detto: ma proviamo a organizzarla a Bologna. Siamo partiti veramente in fretta e furia, comunque ci siamo, insomma, vediamo il traguardo, ormai è molto vicino, e comunque siamo riusciti ad andare molto avanti, a fare in pochi mesi quello che normalmente si fa in 2 anni, insomma, speriamo di averlo fatto bene. Anche con l'aiuto di media partner come Radio Nettuno, insomma, stiamo riuscendo a vedere i primi successi. Ecco, beh, intanto ci saranno tutte, cioè, molte nazioni che hanno aderito, ci saranno i maggiori interpreti di questa specialità. Ecco, parliamo un po' anche di questo programma e anche del livello che si potrà assistere in questi giorni all'Arcoveggio. Beh, dunque, alcuni dei campioni, ne dico uno per tutti: Thomas Dold, meglio conosciuto al mondo come Run to Sky, uno dei corridori pazzi più famosi, diciamo, che fa un po' tutte le corse un po' più strane. È lui che ha polverizzato il record del mondo nei 10.000 all'indietro lo scorso campionato, presenzierà anche quest'anno.
poi comunque altri atleti di buon livello, anche in Italia abbiamo ottimi atleti, abbiamo i due Alberti, Venturelli e Spillari, che stanno dando spettacolo anche nel campionato italiano, insieme a tanti altri atleti italiani che sempre qualche medaglia l'hanno portata a casa, insomma. Ecco, sarà anche l'occasione in questi giorni poi di fare promozione, no, di questa attività del retro running. Racconta, intanto spiega che cos'è il retro running e anche i suoi benefici, ma soprattutto ci sarà una parte dedicata ai giovani, ai ragazzi, a chi si vuole cimentare, no, in questa disciplina. Sì, esatto. Dunque, vabbè, il retro running è la corsa all'indietro, porta tanti benefici a livello psicofisico, non solo prettamente fisico, perché comunque è anche un modo per cambiare prospettiva sul mondo. Comunque a livello fisico ovviamente si va ad agire su muscoli che normalmente non si utilizzano, poi si brucia il 30% di calorie in più. E poi migliora molto anche l'equilibrio, la postura, insomma dà veramente tanti benefici al corpo e alla mente. E, ecco, come diffusione della disciplina, noi stiamo pensando appunto di approfittare di questa occasione che ci è capitata per le mani un po' per caso, per fare in modo che il retro running in Italia sia più conosciuto e più praticato, partendo proprio dai più piccoli. Quest'anno ho pensato di aggiungere un momento dedicato proprio ai più piccoli, bambini e ragazzi fino a 14 anni, che avranno una loro corsa fino a 10 anni di 50 metri e dagli 11 ai 14 anni di 100 metri, una corsa proprio dedicata ai più giovani, all'indietro ovviamente, dove potranno provare la disciplina. Quest'anno stiamo facendo anche molta propaganda per il pubblico. Avremo lo stadio con accesso gratuito, quindi si potrà venire ad assistere gratuitamente alle gare, e le famiglie sicuramente potranno passare un bel pomeriggio, una bella mattinata, insomma, così, a vedere una cosa originale. Anche i non atleti, anche quelli che non parteciperanno proprio come agonisti, potranno comunque vivere il mondiale dagli spalti, anche molto da vicino. E i più veloci, adesso lo renderemo ufficiale tra pochi giorni, i più veloci a prenotare potranno anche vivere una cena di gala insieme ai campioni, una cena al contrario. Questo, ecco, però, la cena al contrario, che diciamo già che possiamo giorni. Anche dire dove si svolgerà, così diamo già un'idea di quello che verrà fatto, no? Quindi dov'è che verrà fatta questa cena, che prevederà appunto, sarà la cena di gala, no, della manifestazione? Sì, a Calderaro di Reno, presso l'azienda La Rizzola, il 13, la sera di venerdì 13, per i non superstiziosi, ci sarà anche qualche anglosassone, ma comunque penso che tutti saranno ben contenti di partecipare. Ecco, poi ci sarà anche qualche momento di spesa, sarà una serata particolare dove si parlerà proprio tutto sul retro running, quindi è una... E la cena stessa sarà al contrario, si partirà dall'amaro, si finirà con l'aperitivo, passando appunto per caffè, dolce, secondo, primo, antipasto, eccetera. Ecco, ma c'è modo anche di in questi periodi appunto di provare il retro running? Ci saranno anche per chi è neofita qualche prova da iniziare, ecco, a fare retro running? Sì, beh, sicuramente. Allora, io non ho in programma degli allenamenti specifici di retro running a cui iscriversi, diciamo, però ad esempio la pista dell'Arcoveggio
è sempre disponibile, io posso eventualmente lasciare il mio numero di telefono se qualcuno volesse fare una prova, ci accordiamo i giorni in cui sono lì ad allenare i miei ragazzi, soprattutto gli artisti, io insegno salto con l'asta alla pista dell'Arcoveggio, i giorni in cui sono lì, ben volentieri chi vuole fare una prova di corsa all'indietro gli spiego brevemente come si fa a correre senza cadere, a orientarsi in pista, facciamo qualche prova direttamente lì sulla pista dove si svolgerà il campionato, molto volentieri. Ecco, beh, allora dato il numero? Certo, no, in conclusione diamo tutti i riferimenti, ricordiamo ancora una volta quando ci saranno, ma in questo periodo avremo modo e occasione di parlarne e di dare sempre più informazioni riguardo questo campionato del mondo di retro running. Ricordiamo le date. Le date saranno 13 e 14 luglio, che sono un venerdì e un sabato, per le gare su pista, quindi dai 100 metri fino ai 10.000 metri, passando per tutte le misure intermedie. E il 15 luglio, invece, domenica, in mattinata, ci saranno la mezza maratona e la maratona al parco di Via Giardini, sempre in località Arcoveggio. Ecco, ricordiamo che nella mezza maratona ci potrà anche essere la possibilità di iscrizioni libere, no? Immagino c'è per la maratona, sì. Solo per la maratona adesso stiamo prevedendo, anche questa è una cosa che non è mai stata fatta negli altri campionati, ma stiamo prevedendo anche un discorso di iscrizione alla maratona proprio magari se non diciamo sul posto comunque amatoriale, insomma, abbastanza, sì, abbastanza ravvicinate, ecco. I giudici sono molto disponibili anche da questo punto di vista. Certo, anche per creare un po' l'evento e anche per far provare la gente che effettivamente corre domenicalmente e forse vuole anche incuriosita da farlo, perché è giusto che sia così, no? Esatto. Bene, diamo a questo punto il numero di telefono di riferimento per quanto riguarda questo campionato mondo di retro running. 347 23 23 020. È anche abbastanza facile da ricordare. Bene, noi ringraziamo Francesco Del Carro, insomma tutti di corsa all'indietro a questo punto. Ciao Francesco, buona giornata. Grazie a te, ciao, buona giornata, ciao a tutti. Presa di forza, tutto sugli sport di lotta e sollevamento. Radio Nettuno. Radio Nettuno. Passione sportiva. Buona giornata a tutti da Carlo Ordesco, appuntamento classico ormai del martedì con la FIDAS ADVS e soprattutto col nostro appello per la raccolta e la donazione di sangue che più che mai è necessaria e giovedì partiamo subito che c'è un appuntamento importantissimo a Pian di Macina, ma lo facciamo dire dal presidente provinciale Luciano Zanoli che è qui con noi. E intanto buongiorno Luciano. Buongiorno a te Carlo e a tutti i nostri ascoltatori. Sì, giovedì 14 è la giornata mondiale della donazione di sangue. Donazione che serve per tantissimi usi, voi potete immaginare, eventualmente se volete qualche indicazione chiamate pure il centro trasfusionale che vi do subito il numero, non solo per avere su come si usa e perché si usa il sangue, ma vorrei invitare proprio per andare a donare e per andare a fare gli esami di idoneità, cioè per diventare donatori. Per il centro trasfusionale della Sant'Orsola è 051 214 35 39 oppure 214 30 69. Per gli altri posti di donazione della città, dell'area e per gli 11 punti della donazione in provincia di Bologna è 051 63 50 330. Ripeto, 63 50 330. Per la casa del donatore 051 388 688. Ci vuole solo la volontà di andare, magari tirate fuori il biglietto dell'autobus, ecco, oppure anche in un parcheggio c'è la possibilità di parcheggiare gratuitamente. Ora,
giovedì è la giornata mondiale della donazione. Noi come FIDAS e DVS insieme alla Polisportiva Ponte Lungo faremo una camminata, quindi non è una cosa agonistica, una camminata di 7 km, siamo in via Agucchi. Via Agucchi è vicino al ponte di Arena, che per dire un'indicazione, a ovest della città, una camminata di 7 km, quella normale, è una camminatina di 2 km e mezzo per chi magari si sente di fare un pochino meno, comunque sono due opzioni. Ci si iscrive fino a mezz'ora prima della partenza, che è per le ore 19, quindi 19 di giovedì prossimo è possibile fare questa camminata. Ci si iscrive e anche singolarmente, non è doveroso essere iscritti a delle società podistiche o comunque delle associazioni sportive, anche singolarmente, quindi non fare una passeggiatina in questa parte del verde della città, è una cosa sicuramente bella, per risvegliare un po' la gente, non sarà certamente un luogo molto affollato, perché appunto è vicino al Parco del Reno, quindi dalla parte verso Bologna, nella parte est della città, est come luogo, ma noi abbiamo detto in via Gucchi e verso Borgo Panigale. Certo. È importantissima la donazione. Ecco, dimmi pure, sì, perché è anche un'occasione questo per non solo incontrarci, fare una corsa assieme, una passeggiata assieme, ma proprio per parlare del problema, per cui per conoscere anche le varie associazioni che si occupano di questo. Ecco, è un momento anche conviviale, perché dopo poi immagino che ci saranno anche la possibilità di restare e mangiare qualcosa, per cui credo che sia un'occasione da non perdere, proprio per avere coscienza di quello che è il problema legato alla donazione del sangue, no? Certamente, quindi potremmo fare intanto la lunghezza massima di circa 7 km, perché ho detto circa, perché non è come le gare ufficiali dove appunto i metri devono essere precisi, esatti, ecco, è stata misurata più o meno, insomma, così, ripeto, non è una cosa competitiva. Ora, diciamo, si chiacchiera mentre si va, si chiacchiera quando si arriva, e che nel momento sarà anche, creiamo quell'orario, ho detto dalle ore 19 in avanti, quindi anche sarà venuto un pochino più fresco, speriamo anche che il tempo ci aiuti, perché vediamo che qui tutti i giorni uno sguazzadin, come si dice in bolognese, capita sempre, e anche qualche tuo per la verità piuttosto potente, comunque speriamo bene, ecco, e ci si trova insieme. Anche ci sono anche altre associazioni del dono, oltre all'associazione donatore di sangue, perché sapete bene che il sangue serve per tantissime cose, per supportare i trapianti di qualsiasi genere. Oggi si trapianta di tutto, lasciatemi dire questa quasi una brutta parola, non si butta via niente, si rimette tutto dall'intestino, per tanti anni anche del tratto intestino si può fare un trapianto, e poi naturalmente abbiamo tutti i nostri organi interni, da vivente alcuni e naturalmente da deceduti altri, quindi si può da vivente si può donare un rene, da vivente si può donare anche la cornea, quindi sono questi trapianti che chiamano i trapianti samaritani, cioè non solo un parente, non lo so, mi metto a disposizione per un re, per chi? Non lo so, ecco, quindi i samaritani, come ricordiamo quella parabola del Vangelo, quindi un aiuto agli altri, non lo conosco, certo non lo conosco, e come era appunto anche l'indicazione di quel racconto del Vangelo, ecco, non lo conosco, però si vive con un rene solo, certamente che si vive magari con qualche piccola limitazione per quanto riguarda gli sforzi, tipo posso fare la maratona, beh, insomma vediamo un momentino, ecco, è sempre uno solo di reni, che quindi serve a filtrare il nostro sangue, però si vive però benissimo. C'è chi l'ha fatta, quindi vorrei dire certamente ma sono l'anno scorso credo date oltre 200 persone che hanno fatto in Italia un trapianto samaritano, così anche la cornea, quella parte esterna del nostro occhio, ecco, si vive con, certo, si vive con uno proprio che non riesce a vedere niente, ad avere un trapianto, quindi a vederci con un occhio solo, è un po' sguercio, sono uno sguercio, fossimo noi a dover averne bisogno, anche un occhio solo ringrazieremo il Signore, certo. Per riuscire a vedere, insomma, sono supporto, certo, per
quando occorre un trapianto di cuore, ma tutti gli altri, secondo, scusate, un, per gli altri trapianti non occorre una trasfusione di sangue, ma per, andiamo a gli organi più grandi, quindi il cuore, il fegato, vogliono a volte decine, qualche decina di sacche di sangue, che vuol dire qualche decina di donatori già pronti, che hanno già donato, loro non vengono chiamati subito, ma c'è già in deposito, preparato per queste persone. Ecco, Luciano, c'è il problema adesso proprio della raccolta di sangue che è necessaria, non siamo in un periodo di calo, questo bisogna sottolinearlo sempre, quindi l'appello deve essere forte proprio perché il sangue è insostituibile, per cui non ci sono al momento alternative al sangue. Quindi c'è anche quella che tu hai sempre hai accennato, anche la donazione della placenta, per dire, cioè c'è bisogno di informativa sempre maggiore, ecco, per sempre tutto. Maggiore, certo, certo. Poi sapete, esiste il trapianto di midollo, il midollo osseo, ecco, perché queste cellule del nostro midollo fabbricano tutte le cellule del nostro corpo, non solo le cellule in primis, proprio le cellule del nostro sangue, però hai accennato una cosa, è un po' che a questa cosa non accennavo, è proprio la donazione del cordone ombelicale, della placenta, quindi diciamo tutto sommato insieme del cordone ombelicale, perché nel cordone ombelicale c'è questo sangue che è come il sangue del nostro midollo osseo, che è potente, cioè può fare di tutto e viene la mamma, naturalmente la mamma era stata già, quando ha espresso il desiderio di questa donazione, era già stata controllata, viene controllato ancora questo sangue, non è tanto, certo non è tanto, ma voi pensate a bambini, è stata una cosa favolosa, proprio e forse la parola è ancora restrittiva da dire favolosa, pochi, è stato nell'arco di un mese fa, è stata fatta un'operazione a un bambino che era ancora in utero, quindi la pancia della mamma, e anche una trasfusione, pensate un pochino che robe possono saltare fuori con la chirurgia. Io dico sempre che il Padre Eterno ci ha dato una capacità introspettiva favolosa, veramente, la nostra intelligenza e anche diciamo la chirurgia, la ricerca, la cosa, ecco, quindi anche donare il cordone ombelicale, perché a chi serve? Al bambino certamente no, alla mamma certamente no, anziché cacciarlo via, ecco, ci sono appunto le banche del cordone ombelicale, quindi basta che le mamme incinte si rivolgono tramite il loro medico e tramite le strutture presso le quali sono in osservazione prima ancora del parto, che vorrei donare il mio cordone ombelicale, il mio perché ancora sono tutto sommato, è una cosa favolosa veramente, quindi le capacità e le situazioni per poter donare sono tantissime, è proprio un invito che rivolgo a tutti quanti, veramente, ecco, fatevi sotto, bisogna dire così, andiamo contro l'estate dove si dona un po' meno perché si va via, perché insomma tante cose, si va nei paesi fuori, all'estero, in Europa, Stati Uniti e Canada può andare bene, se si va invece da altre parti, o è meglio prima di andare a donare, o prima di chiedere di diventare donatori, quindi telefonando il telefono che ho detto prima, lo ripeto almeno uno, quello del Sant'Orso. No, ripetili tutti, in chiusura, ripetili tutti. Quindi 214 35 39 oppure 214 30 69, ecco, prima se uno è stato all'estero, ripeto, fuori dall'Europa, è bene telefonare perché per tanti paesi occorre osservare un periodo di osservazione, una volta la chiamavano quarantena, ecco, ora e anche adesso è chiamata quarantena perché in certi paesi poi ci sono delle malattie endemiche, cioè che sono lì e che quindi possono averci infettato, ma per avere un sangue sicuro, e ripeto, l'ho detto tante volte, il sangue italiano è molto controllato, è il più sicuro che esista, e certo sentire dire guardi per il momento non puoi donare sangue, e danno la motivazione, dispiace, però è in vista per me che lo dono, e in vista anche per colui o colei che lo riceveranno, quindi una sicurezza, ora facciamoci sotto, l'estate cala un pochetto proprio, già è in calo normalmente, purtroppo a dire normalmente,
sicuramente è una brutta parola, ma soprattutto d'estate c'è sempre un calo ormai tradizionale delle donazioni, perché appunto i donatori, come tutti gli altri cittadini, si spostano, poi magari rimandano a quando ritornano in settembre, ottobre, dopo la fine delle loro ferie. Certo. Facciamoci sotto. Numeri di telefono? Numero di telefono del Sant'Orso 051 214 3069, per il Bellaria e la provincia 051 63 50 330. Quindi ecco, questa è una cosa importantissima. Prendiamo in mano il telefono, ormai tanti contratti costa poco, costa niente, fanno telefonata, costa solamente noi, ecco, siamo presenti, la mia volontà, costa la volontà, no, è un momento proprio, decidiamo di diventare donatore o di andare a donare se è passato l'intervallo dell'ultima donazione. Bene, io Luciano ti ringrazio, Luciano Zanoli, presidente della Fidas ADVS, e ricordate, giovedì tutti in via Gucchi per la camminata dedicata via Gucchi, il numero 121, ho trovato il numero 121 di via Gucchi alla Polisportiva. Grazie ancora Luciano, buona giornata. Ciao a tutti, ciao. Radio Nettuno, Passione Sportiva.